ricordo che le prime edizioni ero molto agitato, molto anche diciamo onorato di far parte di questo circolo che faceva il Mezzalama e tutto il resto. Una gara di grande fascino, grande storia e un bel campo di gioco, diciamo, sempre sul filo dei 4.000 metri, fare una gara, andare per una volta in assetto da gara su queste montagne, su questi giganti ghiacciati, pieni di seracchi, di pericoli. È una cosa molto affascinante, bella, divertente, ma che comunque necessita di una grande preparazione se vuoi farlo a un certo livello. Un po' di tattiche ci sono, soprattutto all'inizio, quando non so, magari fino a 2 anni fa c'era si studiavano in base anche alle persone con cui eri in squadra, magari salire slegati, c'era la prima salita del Ventina slegati oppure già legati. C'è molta tattica in una gara così, no? Soprattutto se la vuoi far bene, e soprattutto anche la consapevolezza che in una squadra di 3 ci sarà sempre qualcuno che sta male, qualcuno che ha la crisi, o prima uno e poi l'altro, per cui il fatto che vada bene questa gara è molto difficile in ogni caso, no? Realizzare una gara bella con una squadra di 3 su questo terreno molto vario in cui bisogna essere molto completi è molto difficile. Poi c'è gente anche che la fa per l'onore di fare questa gara e ha l'obiettivo di passare i cancelli. I cancelli comunque, se per noi non è un... si passano facilmente, comunque sono molto tirati, come la maggior parte degli atleti che vanno al Mezzalama la fanno per stare dentro i tempi massimi. Ed è comunque una grande sfida per gente che magari non ha la possibilità di allenarsi o vive in montagna, quindi può allenarsi tutti i giorni, eccetera, eccetera. È una bella sfida fare il Mezzalama e riuscire ad arrivare in fondo senza essere fermato. In tutte queste edizioni ultime del Mezzalama, diciamo moderne, abbiamo visto un sacco di situazioni. Ci sono stati anni in cui magari sono partiti e come sono partiti all'inizio hanno finito. Oppure altre volte, ad esempio l'ultima edizione, è stata una gara combattutissima con le prime 2 o 3 squadre che si inseguivano e sono arrivati a pochissimi minuti di distanza all'arrivo, per cui può succedere di tutto. Una buona colazione, mangiare tanto prima e poi di non essere agitati, partire tranquillamente, tanto la gara si fa cercare di passare il primo cancello con tranquillità e poi la gara inizia lì, inizia dopo la gobba di Rollin, quindi il Castore, il naso dell'Iscam, le varie discese e prendere bene, essere concentrati nelle discese perché in discesa legati una caduta ti ingarbugli, inizi a perdere concentrazione, è molto peggio. Andare con tranquillità, perdonare gli errori dei compagni e essere pazienti, perché vedo tanta gente che magari si scazza, tra virgolette, e per cui inizia ad agitarsi e ad arrabbiarsi col compagno se fa una cosa male, tutto. Magari aiutare il compagno e non arrabbiarsi con lui, perché poi è tutto controproducente, è peggiore. Quindi deve essere una gara fatta con serenità. Se inizia a subentrare l'agitazione, va tutto a ramengo, diciamo.